E allora ci siamo anche per questa ennesima serie di Strafactor, vai con l'applauso! Oh ragazzi, ragazzi ho perso il conto, quante edizioni abbiamo fatto? Allora sono qui, guardate qui sotto c'è... Partiamo subito da dove abbiamo finito, facciamo così, lei è Gloria Galassi, ciao, la vincitrice di Strafactor edizione 2015. Allora siccome... Allora... Guarda, fai te Gloria, spiega tu che cos'è, dove lo guardiamo, la 6, la 7 o la 8? Guardiamo la 9, allora perfetto. La 9, okay. Allora Gloria, spiega a chi ci sta guardando da casa che cos'è Strafactor. Allora, Strafactor è un programma radiofonico meraviglioso dove si canta. Ci sono quattro concorrenti a serata che sì, presentano... una puntina di ruffianeria, eh? Sì dai, vai, una svelenata, un po' la personale. Vai tranquilla, vai, vai. Dove ci sono quattro concorrenti, sì, che si esibiscono, sì, e una giuria composta, sì, da tre giudici, sì, che darà, oh, brava, loro, grazie, sì, che darà loro un parere sulla loro esibizione e poi a fine puntata ci sarà una votazione, una doppia votazione ancora, sì, vabbè, una doppia votazione, una dai giudici e una invece dai voti che si ricevono da casa. Adesso basta, se non mi puoi fregare il posto. Comunque non ho capito io che sono le regole, bravissimo, sto scherzando. Anzi, un grazie a Gloria che stasera è qua con noi. Anzi, dopo, come sigla finale, ascolteremo la canzone con la quale hai vinto la scorsa edizione. Ma dicevo, concorso Canore, i protagonisti sono proprio loro, i nostri cantanti, e sono già qua posizionati sui loro sgabelli carichissimi. Sentite che applauso! Devo dire, un entusiasmo contagioso. E allora, allora, attenzione, perché adesso io andrò a chiamare i cantanti con il loro codice col quale potrete votarli da casa. Vi ricordo, perché anche voi siete i giudici della trasmissione, basta mandare un sms al 334-3922-995 e votare i cantanti. Come? Mandando un sms col codice del cantante, e al fine della votazione bisogna mandare solo un sms. Poi potete mandarne quante ne volete per commento e quant'altro, ma attenzione ai codici dei cantanti. Allora, ve ne vado subito a chiamare i cantanti. Allora sono già pronti, sono già seduti nei loro sgabelli con la loro sequenza di esibizione. E allora partiamo con la concorrente numero uno, hey! Alessia Mazzoni! Alessia Mazzoni, ciao 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 ciao! E poi abbiamo lui con il suo fascinoso occhiale, Riccardo Ugolini! Grande Riccardo! Come vedete i nostri cantanti si distinguono. Questa sera con il suo cappello da Michael Jackson, Settimio Rizzo! È giusto? È quello di Michael Jackson? No, è mio. No, è il suo, esatto. Anche perché era un po' fatica a prendere quello di Michael Jackson. E poi abbiamo la concorrente numero 4, Alessandra Camagni! Ciao Alessandra! Bene, bene, bene. Questi sono i cantanti che questa sera si andranno a sfidare. Soltanto due di questi cantanti, di questi quattro, passeranno il turno. Dicevo, un cantante sarà scelto da voi tramite gli sms, un altro cantante invece verrà scelto dalla nostra giuria. Giuria che vi vado subito a presentare. Questa sera è una giuria, direi, che spacca. Permettetelo, abbiamo veramente dei grossissimi VIPs. È giusto? Guardate la ma cos'è sta roba? Cioè, allora ragazzi, aprite il microfono. Ragazzi, ecco,
No, non funziona. Non funziona. Allora, scusate, ragazzi, apro una parentesi e la chiudo. No, cioè... prendi il microfono prima. Ecco. Bene. Prima delle parentesi apriamo anche i microfoni. Perché si sa, questa è una trasmissione prima di tutto radiofonica. Se non si sente la voce è un problema. D'altronde. Gesti, non è che siamo. Comunque io anche non vediamo, tra l'altro. Io non vedo niente, io non so neanche con chi sono in giuria. Me la puoi dire tu, scusa? Guarda, te lo vado subito a dire. Io speravo che ci fosse una giuria seria, invece direi che proprio non lo è. Allora partiamo così, partiamo da quello con l'occhiale azzurro, ecco, sì. Vedete? Allora lo vado subito a presentare. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Non tutti lo conoscono con questa voce. No, perché in realtà lui è Marcello Turroni, il nome vero. Ma è veramente nella vita. Anzi, scusa, facciamo così, Marcello. No, ho portato anche, guarda, questo è quello nella vita. Nella vita. Allora, guarda, facciamo così. Abbiamo un video che racconta che sei veramente. Abbiamo un video. Vero? Abbiamo un video, allora, sì, guarda, esatto. Facciamo vedere subito questo video. Vedere. Marcello, raccontaci tu che cos'è. No, facciamo, non è questo. Vedere. Guarda, questo. Vai. Ecco, che cos'è? Guarda, che cos'è? Guarda, tu sì che vales. Bimbo Bell. Ma sei te? Sono io. Guarda come ballano i giudici. Maria De Filippi. Jerry Scotti. Mara Venier. Esatto. Belen. Rudy Zerbi. Ma la Venia ce la faceva ballare? Li ho fatti ballare tutti. Grande Marcello. Con la mia canzone. Marcello, ma che canzone era questa qua? Danza per la panza, la mia canzone più famosa. La canzone di Bimbo Bell più famosa. Grande. Grande Marcello. La vedo un po' legata a Mara Venere, anche un po'. Anche Jerry Scott. Anche Jerry Scott la vedo molto agile. E allora questo è il nostro Marcello Turroni, ciao, alias Bimbo Bell. Ciao. Grazie Marcello. E poi non poteva esserci una presenza femminile, una grandissima giornalista, nonché reporter, fotoreporter. Fotomodella. Fotomodella, anche. Foto tutto. Lei è Francesca Magnoni. Brava. Direttamente dalla redazione riminese di Icaro. Esatto. Bentornata e benvenuta. In mezzo a questi due maci questa sera. Esatto. Ecco perché gli occhiali, perché non vedi bene. Esatto. Grazie. Ma sono gli occhiali quelli era GX? Bravo. Sì, vedo dietro i maglioni, sotto i pantaloni, vedo tutto. Sono più moci che maci, tra l'altro. Sei anche troppo gentile. Ah, si vede la pancera? Si vede la pancetta di Bimbo Bell. Non si vede. C'è, ma non si vede. E andiamo a conoscere invece quello che è l'ultimo girato, forse quello che ha l'occhiale più luminescente, mi sembra di dire. Lui è un grandissimo DJ, Marco Corona. Grandissimo, ormai solo d'età. Comunque grazie per la presentazione. Marco, dato che stasera sappiamo che ci sono in tanti che ti stanno... ho un seguito pazzesco nelle scuole, quindi volevo salutare la scuola Fontanelle di Riccione. Sì. Ho coinvolto un po' tutti i docenti a guardare questa sera, quindi il primo saluto va a loro e a tutti i bambini, ma di tutte le scuole, non solo quella di Riccione. Grande Marco. Dove sei? Sei lì o qua? Non stiamo chiaro, non vedo niente. Dai, tra comunque sono figli. Sono di qua del vero. Prossimo intervento li togliamo. Va bene. Allora questa sera grande giuria, ma scusate, non possiamo partire la nostra trasmissione senza presentare quella che è forse la colonna portante di tutta... Ecco, sentite già la musichina in sottofondo? Un grande saluto alla nostra redazione! Siamo ancora che bello! Abbiamo passato un anno che abbiamo rischiato la vita. Esatto, siamo ancora qua, vivi e vegeti e... Vegeti, più vegetali che vegeti, però noi siamo qui, come sempre, siamo pronti a questa nuova avventura, a questo fantastico inizio di... Avevo già finito l'effetto della droga. Sì, te l'ho detto io. Esatto. No, volevo dire alla Francesca che occhio lì, più che mazzi, tra fine puntata saranno più moci. Che altro? Sembra quelli che mettevano le galline live quando non sono carico. Esatto, sì, li mettevano lì apposta, soprattutto d'estate, che c'è il sole e tutto quanto. Gianni sei in mute, ti fanno dei segni strani. È arrivato il direttore. Stiamo cercando di boicottare la nostra redazione. Assolutamente. Allora, ragazzi, state pronti perché tra poco torneremo da voi. Perché. Sì, solo una cosa, Fabio, solo una cosa, commentate la puntata con noi, come, in che modo, basta scriversi sulla nostra pagina Facebook, Strafactor-Radio Icaro Rubicone. Esatto, perché grazie al nostro Gianluca potrete vedere le foto in diretta di quello che accade qua nello studio. Bene, ho detto tutto quanto e allora
Da questo momento possiamo dare inizio allo stravoto. Vai con lo stravoto. Ecco, da questo momento è possibile mandare gli sms con il codice dei nostri cantanti. Ci siamo detto tutto? Vai, iniziamo il concorso e allora vai con il jingle. Primo cantante. C'è il jingle, non c'è il jingle, poi. L'abbiamo tolto. Allora guarda, facciamo venire su. Facciamo se vuoi facciamo io e Gianni qualcosa sotto. Ma è tranquillo, lo facciamo noi il jingle. Jingle bell. No, stavo prima. Scherzando, allora chiamiamo qui al microfono la prima concorrente, Alessia Mazzoni. Alessia, devi fare un sacco di strada. Ciao. Allora guarda Alessia, io noi non sappiamo niente di te. Non sappiamo niente. Voi redazione sapete qualcosa di Alessia? No, però possiamo fare qualche domanda per conoscerla. Vai, allora facciamo. Vai con la base della scheda, così vediamo un pochettino. Quattro domande per conoscere Alessia Mazzoni. Allora Alessia, non si chiede l'età a una donna, logicamente. Quando sei nata, senza dare l'anno? Sono nata il 20 luglio in quel di Ravenna. Perfetto. Quindi, segno allora, zodiacale? Cancro. Altri segni? Altri segni. No, non ce ne sono altri. Può essere che te ne faccio uno a te dopo. Di cosa ti occupi nella vita? Nella vita? Non si sente. Te si sente. Alessia, cosa ti occupi nella vita? Cosa ti occupi di che cosa vita? Volevo dire? C'è il microfono che non va. Una volta è in mute, una volta è spento, adesso non so cos'è che... Però proviamolo. Mi senti, ecco. calda? Adesso va, sì, ti sento, vai. Sai vai. Perché non funziona? Perché nella scatola dei microfoni abbiamo trovato un topo, un ratto, ecco. Che ha rosgato tutti i fili. Ah, ecco. Sai che queste cose non si dicono, eh? No, non si dicono, ma si sentono poi che non funzionano i microfoni, quindi... sgrato il microfono, tra l'altro. No, parliamo appunto con Alessia. Con Alessia, sì. Che lavoro fai nella vita? Io veramente sono ancora studentessa, sempre in quel di Ravenna, alla facoltà di ingegneria edile. Quindi, perfetto, una futura disoccupata, benissimo. Come tanti di noi, ti capisco, siamo vicini a te, come in questo momento proprio siamo vicini. Logicamente, di Gianni. Volevo sapere se i genitori di Alessia hanno i polli a casa. Ma perché? Ma che domanda è? Perché? Perché dopo te lo spiego dopo, perché? Sì o no? Ma io direi di no, a casa mia sono dei gatti e dei cani. Ah, niente polli. Niente polli. No, perché se in caso passavi la finale, capito? Venivi qua con un pollo e lo mangiavamo qua addirittura allo spiedo. Però hai i gazzotti che se li mangiano i gatti, quelli dopo è proprio un casino. E l'altra domanda che volevamo fare è con chi e cosa sei venuta qua? Sono venuta con la mia carissima amica che mi fa da supporto morale, da parrucchiera, da tutto quanto, la Laura. Da parrucchiera. Anche da parrucchiera. Dove è lì? Saluta, sì? È lei. Ciao. Ciao, 333-618. Ah no, scusate, niente, va bene. Potremmo andare a Ravenna a farci i capelli, dilla. Ma sì, dai, quasi quasi, visto le aspettative sono buone, quindi prego, linea te Fabio. Grazie, redazione, allora siamo qua, facciamo un grande applauso a Alessia. È in ritardo. Scusate, usciamo un attimo dalla diretta. Ragazzi, quando dico applauso, bisogna fare l'applauso, ok? Ok, rientriamo nella diretta. Sentite che è pubblico caloroso che abbiamo questa sera. Vai con l'applauso. Applauso spontaneo. Allora Alessia, raccontaci un pochettino, da quanti anni... Allora, conosciamoti anche come cantante, perché hai fatto sì. Strafactor, un concorso canoro. Allora, questa sera che cosa ci canti? Vi canto Because the Night di Patti Smith. Because the Night, e chi vuoi dedicare questa canzone? Because. Because, la dedichiamo, dai, sempre alla Laura. Sempre alla Laura, guarda, immagino che lei sia sempre l'oggetto delle tue dediche, no? Certo. Allora guarda, abbiamo anche cambiato lo sottofondo musicale, il nostro Francesco Lippolis alla regia ha colto subito l'attimo. Allora Alessia, a chi vuoi dedicare questa canzone? Alla Laura. Alla Laura. Sì. E allora andiamo a ascoltare Alessia con Because the Night. Allora Alessia, ti puoi accomodare nello studio 28, dove ci sono 6-7 microfoni pronti per te. Allora vi ricordo che potete votare, ecco vedete, questo è il backstage, mentre il cantante... E il cantante raggiunge la piattaforma dove verranno catapultati nel mondo dello spettacolo. Bene, perfetto. Allora la nostra Alessia è prontissima per cantare il suo brano. Voi state pronti con il telefonino per votare il cantante al 334-3922-995. Direi che ci siamo. Facciamo un grande applauso ad Alessia Mazzoni. Vai!
baby, here's I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Our love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hand. Take my hand as the sun descends. They can touch you now, can touch you now, can touch you now. Because the night belongs to lovers, because the night belongs to lies. Because the night belongs to lovers, because the night belongs to us. Have I doubt, or when I'm alone, love is a ring, the telephone. A love is an angel, disguise lives here in your bed until the morning come. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your head. Take my hand as the sun descends. They can touch you now, can touch you now, can touch you now. Belongs to lovers, because the night belongs to us. Because the night belongs to lovers, because the night belongs to us. Circle turn and burn. Without you cannot live. Forgive the yearning burning. I believe it's time to reel, to feel. So touch me now, touch me now, touch me now. Because the night belongs to lovers, because the night belongs to lies. Because the night belongs to lovers, because the night belongs to us. Because the night belongs to lovers, because the night belongs to us. Because the night belongs to lovers, because the night belongs to us. Because tonight there are two lovers, if we believe in the night we trust. Because the night, because the night, because the night, because the night, because the night. E brava, brava la nostra Alessia Mazzoni, brava con questa canzone. E Gloria, aiutami, because finché la barca va. Ecco qua, Alessia è entrata, la vediamo entrare in diretta. Alessia è qui! Alessia, com'è andata? Bene, emozionata, rompere il ghiaccio. Tanto tu non era la prima volta che venivi qua strafatto. No, quindi, anno, sì. Cioè, ecco, una curiosità, e si è più emozionati la prima volta o la seconda volta? Anche la seconda volta, uguale. Sempre comunque. Tra l'altro, sì. Guarda, così anche per mettere un po' di pepe alla serata, quest'anno l'edizione di Strafactor è limited edition, possiamo dire. No. Tanto che chi passa questa sera accede già alla semifinale. Eh già, perché abbiamo girone, semifinale e finalissima. Quindi questa sera veramente. Siamo già ai quarti di finale. Ma a questo punto ho detto voi avete sentito perché questa è la nostra giuria in sottofondo. Esatto, che rumoreggia. Che rumoreggia, è un piacere sentirvi rumoreggiare. Esatto, poi lo senti con la parte in alto, diciamo, con cui rumoreggiamo, ecco, speriamo di non sentire ecco, altro. Per fortuna, per fortuna. Allora, guarda, che classe, che interprete di questa. Esatto. L'aria esce. Io sono anni che tento di dare a questa trasmissione un tono e noi lo distruggiamo in pochi minuti. È un attimo. Allora Marco, visto che hai già tu il microfono, sì, sentiamo il tuo giudizio, ma non prima della botta.
Ecco. Oh Madonna. Oh, ogni, volta, no, eh? Ogni volta una botta dobbiamo esatto. prendere, capito? Quale botte non si risparmia? Non si risparmia. Allora Alessia, ti abbiamo ascoltato e ci siamo un po' divisi quelli che sono alla fine non solo non sono delle indicazioni per quanto riguarda quello che abbiamo sentito noi, ma anche delle possibilità di crescita, no? Alla fine quelli che sono i nostri giudizi sono anche un po' per farti entrare, se vuoi, in questo mondo dorato dello spettacolo. Per quanto mi riguarda, allora intanto io voglio fare sempre il figo, perché siamo in radio, è vero. E allora faccio la voce da disc jockey. Questa canzone è scritta a quattro mani con Bruce Springsteen, dedicata al marito di allora, del 78 questa canzone, che si chiamava Fred Smith, Because the Night. Quindi io penso che Alessia non fosse nata in quel periodo lì. No, ecco, nel 78 non era forse neanche i suoi genitori, forse, chissà. Comunque, a parte tutto, a parte questa piccola premessa, volevamo dirti che per quanto riguarda, diciamo, la tua esibizione, io ti ho sentita un po' più sicura nel ritornello. In altri momenti, nelle varie strofe, ti ho sentita un po' monocorde, nel senso non ho sentito quel trasporto che magari, insomma, abituati dalla versione originale, è difficile il confronto con chiunque. Però ecco, ti ho sentita più sicura nel ritornello, mentre nelle strofe un po' più indecisa, un po' meno intonata. Grazie. Prego. Grazie. Allora, tra l'altro, le informazioni di Marco Corona sono scaricate adesso da Wikipedia. Adesso, aspetta, visto che, è bravo, adesso le scaricate. Adesso. È facile fare fighe con Google. Scritto a quattro mani con Bruce Springsteen. Allora, Francesca Magnoni. È la botta. Allora, Alessia, intanto complimenti per la scelta azzardata. Insomma, una canzone di Patti Smith non è una cosa da poco per rompere il ghiaccio. Allora, il consiglio, anch'io voglio darti un consiglio, insomma, per migliorare la tua performance. Mi sembra che manchi un po' la fluidità nell'interpretazione proprio linguistica, cioè dovresti un po' meglio curare l'inglese, perché questo poi non ti fa essere appunto fluida nell'interpretazione del brano. Mi rendo conto che magari si sembra una cosa da poco, ma poi ti incespichi un pochino e perdi anche il ritmo, quindi cerca di migliorare di più proprio la cura della lingua, dell'inglese, quindi questo poi ti garantirà anche una interpretazione più grintosa, direi. Sei d'accordo? Okay, per esempio, sì, the cat is on the table. Esatto, col the, mi raccomando, il the. Open the window. Mi date gli occhiali che mi ha sudato. Grazie Francesca, è rimasto lui. Eccolo qua. Marcello Turoni. Botta. Botta. Ciao Alessia. Ciao. Allora sì, anch'io ti do qualche consiglio. Magari guardare anche un pochino di più la camera, muoversi un pochino di più mentre si fa l'esibizione. E c'è stata qualche imperfezione in alcuni punti, però è anche la prima a partire, prima della della nuova stagione, quindi era anche un po' emozionata. Comunque è andata bene, dai. Ok, grazie. Grazie Marcello. No, Alessia, non è finita qui, perché noi abbiamo anche la nostra redazione che si vuole sempre esprimere per quanto riguarda i nostri cantanti. Ok, redazione. Fabio, volevo dirti una cosa al volo. Sì, una cosa al volo. Vedo che tu hai nella maglia hai scritto Tonight. Sì, esatto. Ok, ti sei messa d'accordo con la Mazzoni, cioè lei canta in Tonight, tu avevi la maglia in Tonight, esatto. Praticamente Tonight. Tonight. Io non so cosa voglio dire Tonight. Guarda, senti tonight, qua, tonight. Proprio la dizione perfetta dell'inglese. Come Gianni? In Tonight. Comunque sì, noi da redazione non solo diciamo patacate, ma facciamo veramente la redazione e seguiamo in diretta anche tutti i commenti che arrivano sulla nostra pagina Facebook. Se ancora non l'avete fatto, cliccate mi piace a strafactor-radioicaro Rubicone. Però potete anche mandarci l'SMS al 334-39-22995 col voto appunto per il cantante e poi anche per commentare la performance. Sono degli sms appunto per Alessia. Uno è vai Ale, un altro ancora è because the Ale the best. un sacco, una sport e un sacchetto. Esatto, una sport e un sacchetto. E tanti altri messaggi che però ancora mi devono arrivare, per cui te li dirò dopissimo. Va bene. Grazie ragazzi. Ciao. Allora io farei ancora un grande applauso ad Alessia Mazzoni e se volete votarla basta mandare un sms a 334-39-22-995 e digitare il codice 1 Alessia Mazzoni. Un applauso per te. E noi andiamo avanti con la nostra playlist. Chiaramente dopo il cantante numero 1 abbiamo il cantante numero 2. Grazie Gloria. E allora vai con lo stacchetto che introduce la scheda cantante. Vai.
L'abbiamo il suo giro? Non l'abbiamo, non l'abbiamo. Questa sera purtroppo l'abbiamo perso. Allora lo si chiama Spending Review, Fabio. Me l'avevano detto che quest'anno doveva essere un'edizione ridotta. Pensavo ci fosse, invece me l'hanno fregata sotto il naso. Ma invece non hanno fregato lui, il grande Riccardo Ugolini. Grazie, buonasera a tutti. Grande, grande, grande Riccardo Ugolini. Una vecchia conoscenza di Strafactor, ma non voglio anticipare niente perché voglio che sia la redazione a svelare quelli che sono i lati più intimi nascosti di Riccardo Ugolini. Vai redazione! Ma Dibla, non so, io di Ugolini posso dire che ho letto tutti i suoi libri. Anch'io. Ma non li ho mai comprati. Sono in biblioteca, li hai presi, li hai letti? Certo, un po' me li ha prestati Fabio, mentre, perché io molte volte dormo da Fabio Caldari. Sì, quando sono in zona là, sono in balia delle nebbie e mi fermo da Caldari, e Caldari ha tutta la biografia di Ugolini. È vero, ce li ho tutti io. Allora, Riccardo Ugolini tra l'altro è in concorso per quello che ha partecipato più volte a Strafactor, anche quando ancora non c'era, ormai vincitore assoluto. In realtà è stato lui a lanciare l'idea. Esatto, è stato lui. E tra l'altro noi sappiamo, confermami Riccardo se è vero, che è campione interregionale di discorsi a metà. Cioè, ossia? Cioè praticamente è una cosa che tu devi fare e dopo... No, Riccardo Ugolini, volevo chiedere una cosa. Vai Gianni. Sei ancora l'Alfa Sud? C'è ancora l'Alfa Sud? Tu non hai un Alfa Sud verde? Mai avuta l'Alfa Sud. Ah, allora mi sbagliavo. Hai rigato un'altra macchina. Ho rigato un'altra macchina. No. Domande pertinenti al concorso Canoro, Esatto. Allora, cosa canti? Canto una canzone di Tiziano Ferro alla mia età. Beh, alla tua età, quindi ne hai tanti da raccontare. Perché... Sai che ho letto un articolo che Tiziano Ferro è nemico. Ne avrei tanti da raccontare, però sto zitto che a volte è meglio. Perfetto. Lasciamo la linea a te, Fabio. Grazie Dibla, grazie per queste domande così che proprio ci hanno introdotto la grande, il nostro Riccardo Ugolini. Però Riccardo, oltre a essere un cantante, possiamo dire che è un artista tutto tondo, a 365 gradi? Ho detto dei gradi, ho esagerato, va bene. Diciamo che... Vai Ricky, dici. Diciamo che sì. Sono partito 17 anni scrivendo testi e arrangiamenti, dopodiché mi sono imbattuto nella canzone, cantando, andando a scuola di canto, e adesso scrivo anche dei libri, tra cui c'è il terzo capitolo che si intitola L'albero dei frutti. Allora, terzo capitolo, quindi allora ricordiamo i titoli dei primi due, erano? Allora, il primo Vita mia, il secondo La terra promessa. Non è di Ramazzotti La terra promessa? No, non è di Ramazzotti. Ho sbagliato. Sì, e invece l'ultima edizione, l'ultima è questo qua, L'albero dei frutti. Possiamo inquadrarlo, vedete? Sì, ecco, L'albero dei frutti. Ecco, e vedi, grazie Giamma, questo è L'albero dei frutti. Ok, di che cosa parla questo libro? Parla un argomento molto delicato, tra cui sappiamo tutti la politica. Ah, bene. Grazie Ricky. Ma invece ritorniamo invece a Riccardo cantante. Hai detto che canti questa sera? Di Tiziano Ferro, Alla mia età, canzone del 2008-2009 sfondo. Te quanti anni avevi quell'anno? Che avevi? Io quanti anni avevi? Avevo un anno in più di Tiziano Ferro. Ah, pensa un po'. Quindi anche quest'anno un anno in più di Tiziano. Ho un anno in più di Tiziano Ferro. Cioè, io. Tutti gli anni sempre un anno in più. Sì. Non cambia mai. No, peccato. Allora Ricky, puoi andare nello studio 1 dove c'è proprio Tiziano Ferro che ti aspetta? Ok, va bene. Che lui ha un anno in meno però. Ha un anno in meno. Presente, no? Ok. Allora Ricky, vai pure nello studio 6 dove poi... adibirti a cantante. Ok, allora vi ricordo, questi sono i nostri cantanti. Ecco, questo è Riccardo che si appropinqua, vedete, lancia a mica come se fosse un cantante professionista. Ricordo che Strafactor è un concorso per cantanti in erba ma anche professionisti, giusto? Ho detto bene? Voi chi siete? Ah, siete i cantanti di dopo, mi sono sbagliato. Ok, allora ragazzi, il nostro Riccardo è pronto, vai con Tiziano Ferro. Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei un gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se n'è accorto. Lo sanno tutti che in caso di pericolo si salva solo chi sa volare bene. Quindi se escludi gli aviatori, falchi, nuvole, ieri, alcuni anzi, rimani a te.
ed io mi chiedo ora che farai, che nessuno ti verrà a salvare. Complimenti per la vita da campione. Insulti per l'errore di un rigore. E mi sento come chi sa piangere ancora alla mia età. E ringrazio sempre chi sa piangere di notte alla mia età. E vita mia che mi hai dato tanto, amore, gioia, dolore, tutto. E grazie a chi sa sempre perdonare sulla porta alla mia età. Certo che facile non è mai stato. Osservavo la vita come la osserva un cieco. Perché ciò che hai detto può far male, però ciò che hai scritto può ferire per morire. E mi sento come chi sa piangere ancora alla mia età. E ringrazio sempre chi sa piangere di notte alla mia età. E vita mia che mi hai dato tanto, amore, gioia, dolore, tutto. E grazie a chi sa sempre perdonare sulla porta alla mia età. E che la vita ti riservi cose belle, spero. Che piangerai per cose brutte, cose belle, spero. Senza rancore, che le tue paure siano solo l'allegria vaccata, poi diventi amore. Anche se dentro al caos della retorica confondi i gesti, le parole, le modifica. E perché Dio mi ha suggerito che ti ho perdonato ciò che dice lui. Ho ascoltato di notte alla mia età. Di notte alla mia. Riccardo Ugolini. A un certo mi sono quasi un preoccupato. A un certo Gloria, non so se anche tu hai provato la stessa sensazione. A un certo punto mi sono così. Allora, glielo chiedi di dire. Ricky, tu sei. Sì. A un certo punto dicevo che mi davi una testata al cameraman dalla grinta che mi hai tirato fuori. No, ho fatto il baritono per ultimo. Io ho fatto scuola di canto per 3 anni, sono un baritono, io per ultimo ho cantato da baritono. E prima invece da cosa avevi all'inizio cantato? Ero un pochino più basso, un pochino più melodico. Ah, manca il tenore alla fine, ci è mancato. Allora ancora non ci arrivo. Ma adesso però il tenore lo tireremo fuori più avanti. Ma invece andiamo a scoprire cosa ne pensa di te la nostra giuria. E allora, da chi partiamo? Partiamo da lei, Francesca Magnoni. Wow! Ciao Franci. Ciao, ciao Riccardo. Ciao. Allora, Riccardo ci ha portato questa canzone di Tiziano Ferro del 2008, contenuta nell'album omonimo e portata in tournée. Wikipedia sì. Un po' anch'io, No, però, ma se mi rubi il lavoro io non so dire altro. No, questo gesto tocca a me, tocca a me. Prego, vai. Portato in tournée nel 2009 questa canzone. Da nel chi? È Tiziano Ferro, sì. E quindi lui ce la ripropone questa sera in una chiave, diciamo, che veramente si discosta dal Tiziano Ferro originale, insomma, anche perché Tiziano Ferro è tutto leccato, così invece Riccardo dà un'interpretazione un po' più sauvage, più wild, un wild Tiziano Ferro, in italiano? Più selvaggia, più maruga. E questo l'apprezzo, mi piace che lui si discosti da Tiziano Ferro, perché probabilmente se l'avesse imitato non avrebbe riscosso il successo che invece secondo me questa interpretazione di Riccardo merita, perché è una sua rivisitazione di Alla mia età, anche perché lui ha sicuramente un'età diversa di quella di Tiziano Ferro. Ha un anno in più, sì. L'abbiamo scoperto prima. E allora passiamo il microfono a lui, Marco Corona. No, scusa. Ciao, sono Marco Corona. Scusa, rifaccio. Marcello Turroni.
Ecco qua. Ciao Riccardo. Ciao, ciao, ciao. Bene nella prima parte, nella seconda parte non mi è piaciuta invece. La seconda parte dove sei andato su... quando stava per dare la testata. No, esatto, quando stavi per dare la testata al cameraman. Più che altro la terza parte da baritono. No, quella parte lì non mi è piaciuta. Ok. Passiamo la parola passiamo la palla all'ultimo giurato, Marco Corona. Ok, hey. Perfetto. Ciao. Allora, stava dicendo qualcosa, perché ci siamo un po' divisi le parti, quindi ecco, uno può dire qualcosa ma non andare nel territorio dell'altro giudice. Quello che abbiamo notato, che ha detto la giudicessa, no, giudicessa no, perché giudichessa, è che appunto hai avuto un modo diverso, personale, di affrontare questo brano. Cioè non hai fatto la classica cover da karaoke di Tiziano Ferro. Però hai sentito un po' i Vasco? All'inizio l'hai interpretato un po' alla Vasco, poi anche al... il mare d'inverno, un po' Enrico Ruggeri. È vero, è vero. E poi ci ha messo anche un po' l'occhiale alla Venditti e per chiudere un po' alla Guccini, o con questo baritono che è venuto fuori. Quindi a me è piaciuta questa tua, diciamo, rivisitazione del pezzo nella chiave appunto di Riccardo. E devo dirti la verità che mi è piaciuto anche come ti sei mosso, dai. Hai grazie. Dato una buona prova, anche se diciamo l'originale è comunque impegnativo, quindi è impegnativo. Ok, però l'ho provato tantissime volte, sì? Più di 20 volte alla Vasco, guarda, soprattutto alla Vasco, mi sembrava un po' come quando hai cominciato, alla tua età, no? Sì, ci vediamo a fare. Grazie comunque. Grazie. E allora il nostro Riccardo Golini è qui, se volete votarlo basta mandare un SMS al 334 3922 995 995, digitare il codice 2. Ma esatto, non è finita, sì, qui, perché senti, ecco, questa voce sottofondo. Perché sono tocca loro, la nostra redazione. Redazione! Esattamente, tra l'altro saluto il momento Virtual Radio che hanno fatto prima i nostri giudici con Wild Strong Svans Five Four. Però tanti messaggi sono arrivati per Riccardo. Però uno prima di tutti è per il nostro Marcello, dove ti saluta un tuo caro amico che dice di te Bimbo Bell che lo saluta il mago Serenello. Convinto che Ugolini avesse l'alfa suit con gli interni di pelle di coccodrillo. No, mai avuto. Ti sbagli. Quella era la Gloria Galassi. Forse era la Gloria Galassi, sì. Dei messaggi che sono arrivati, c'è un Riccardo sei fortissimo, ma anche e soprattutto un Riccardo il vero Tiziano Ferro, altro che... Lascia grazie. Fare. Grazie, grazie ancora. C'è anche il nome, chi me l'ha mandato? C'è il nome? C'è il nome di chi me l'ha mandato? Dopo. Anonimo. Facciamo dopo. Anonimo. Riccardo Golini, grazie, grazie mille. E allora noi andiamo avanti velocissimamente con quella che è la nostra scaletta. Dopo l'1 e il 2, chi ci sarà? Il numero 3. Stavolta c'è. Vai con la scheda. Strafactor. Allora, non dire niente, Settimio, non dire il... No, ho detto Settimio? No. Fabio, ti sei già tradito. Settimio, non dire il nome, perché faccio dire tutto quanto alla redazione, ok? Ragazzi, abbiamo qui con noi lui, il concorrente numero 3, vai redazione! Sì, è in gara con il numero 3, Settimio Rizzo! Grande cantante, l'abbiamo avuto anche l'anno scorso, vero? E anche l'anno prima ancora, se non sbaglio. Anche lui fa concorrenza a Riccardo come fedeltà. Esatto, più o meno sì, uno, anche lui è in gara per chi ha partecipato più volte a Strafactor, però Settimio ha una cosa particolare, che lui ogni volta deve rinunciare... Stai fermo, mi mandi male. È vero. E deve rinunciare alle partite di calciotto con gli amici. O alle cene soprattutto, perché... Sì. Allora aspetta, apriamo una parentesi. Allora, dopo Settimio ci racconterai questi... Anche questa sera è un aneddoto a proposito? No, stasera stranamente no. Non avevi niente stasera? No. Allora, perché allora scusa Dibla, apro una parentesi. Facci. Perché Dibla? Allora, perché Settimio, scusa. Le volte precedenti, allora 2 anni fa avevi rinunciato alla finale della Coppa, vero? Esatto. Dei campioni. Dei campioni. Esatto. Che tu eri anche il capitano. Che ero il capitano. E com'è andata la finale? Io ho perso. Abbiamo perso, non sono più capitano, la squadra non gioca più. Pensate, lui aveva rinunciato, pensate che storia triste, aveva rinunciato alla finalissima di Coppa dei Campioni per venire a Strafactor. Però non contento, l'anno... gelato la Coppa dei Campioni. La Coppa del Nord. Non contento, l'anno dopo ha detto, guarda, partecipo a Strafactor. Factor. Ma caso vuole che proprio quella sera i suoi amici avessero organizzato una cena che non si faceva da anni, giusto? La rimpatriata della vita. La rimpatriata della vita. E lui ha detto, no, non vado perché c'ho Strafactor. E com'è andata quella cena?
Da Dio sono andato. Cioè, sono arrivato che tutti ubriachi. Tutti contenti. Già... Bene, e invece stasera? Stasera niente. Ho solo l'herpes, per il resto va tutto bene. Siamo primi in campionato, va benissimo, tutto bene. Ce n'è niente. Vabbè. Ce n'è niente. Perfetto, ma ritorniamo. Non mi invitano più, per forza. Volevo fare una domanda a Rizzo, dimmi. Mentre tu giochi a pallone... Mi ricordo di una scheda precedente che tu studi musica mentre giochi, praticamente con le cuffie. È vero questo? Che te l'ha detto? Me l'avevi detto tu. Mentre gioco a calcio? Mentre gioca a calcio, lui praticamente fa la sua partita, ha le cuffie e fa scuola di musica. E ascolta Renato 00, no? Dobbiamo andare avanti e dire che ci altronate. Bella, abbiamo... Questa è una bellissima battuta. No, è vero o no? Vado via, ciao. È vero, è vero. No, mi dispiace. Non è vero, non è vero. Stavolta. Allora era una bufala. Però sappiamo che comunque Settimio sta preparando un suo progetto da solista, come ha una band tutta sua e sono già pronti con una sua canzone, se non sbaglio. No, non sono pronti, esatto, perché infatti. Ancora non hanno detto niente. Allora chiudiamo qui la scheda. Abbiamo detto una cosa che non si poteva dire? È vero? È vero che stai per lanciarti nel mondo della musica come solista? No, non ci sono inediti, all'orizzonte ci sono solo cover, però sì. Stiamo. Quindi è un gruppo tuo? Un gruppo, sì. Ah, quindi c'è chi ti suona dietro e tu canti, sei il frontman. Esatto. Grande l'applauso Settimio Rizzo. Ma i musicisti sono pagati Settimio? Li o paghi sono, i musicisti? Sono in nero. No, li rimedio solo delle ragazze a fine serata. Pensavo che gli dassi un gavietto di patate, così li pagavi in... Guarda, però sono generoso, io non faccio niente, le do solo, cioè, capito, solo per loro, perché li pago così e quindi mi serve, tocca far così. E io rimango bene. Senza, capito? Dopo Settimio ne parliamo, io suono il citofono, un casino, sono bravissimo. Bene, bene, bene. Allora Settimio, cosa ci canti questa sera? Just the way you are. What? Perché stasera hai scelto tutte queste canzoni in English? Facile, dai. Just the way you are. Yes, we can. Ok, allora guarda, Settimio, puoi andare nello studio. Grazie. Sai chi canta, chi la suona questa canzone? Bruno Mars, però non versione acustica. Bruno Mars, detto Bruno Mars, ok. Però in versione acustica, sì. Quindi acoustic versions. Vedete come spiccico l'inglese? Allora, guardate, questo è il nostro Settimio, che con il suo moonwalk si avvicina al microfono. Abbiamo anche incrociato la figura di Massi Stacchini, il direttore di Radio Icaro Rubicone, che è sempre la console pronto ad accompagnare i nostri cantanti e farli sentire a loro meglio. Ho detto bene, a loro meglio, si poteva dire, ma non si sa, chissà. Ma invece noi siamo pronti per ascoltare lui, Settimio Rizzo, vai! Dopo. Her eyes, make the stars look like they're not shining. Her hair, fall perfectly without we're trying. She's so beautiful, and I tell her every day. I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so, so to think she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. Cause you're amazing, just to smile, the world stops and stays for a while. This girl, you're amazing, just the way you are. Her lips, I could kiss them all the years she left me. Her laugh, she ate about a thing so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, you know, you know, I never ask you to change. Be perfect what you're searching for, they just stay the same. So don't even bother asking if I look okay. You know what I say when I see your face.
There's not a thing that I would change, 'cause you're amazing just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're amazing just the way you are. The way you girl, you're amazing just the way you are. Settimio Rizzo! Bravo, 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 bravo! Ehi, per questo sottofondo musicale. Grande, grande Settimio! Ma non era... Mi hanno dato la linea ancora prima che finisse? Sì. La parte che ha dato era finita, però... Ah, c'era... Fatto. Però quindi diciamo quello che ti competeva... Volevo sollazzarmi un po' sullo strumentale, ma vabbè. Ah, ok. Grande, grande Settim, come ti sei sentito? Tutto bene? Sì, abbastanza bene. Bene, sì, bene, guarda. Bene, bene, bene. Ma adesso vediamo invece cosa ne pensa la nostra giuria. Allora partiamo questa volta da lui, Marcello Turroni. Come l'altra volta, come prima. Ciao Settimio, complimenti, bravo. E tra l'altro questo pezzo nel 2011 è stato uno dei singoli più venduti nel mondo. Sì, vabbè, ma allora rubate il mio lavoro. Cioè, scusa, no. Comunque, cioè, devo dire che siete patetici. Cioè, no. Fate i saccenti col computer Marco, davanti. Marco, cioè, anche il video, cioè, il allora, video bello, col Walkman, lui prendeva il nastro del video, sì, e creava la figura della protagonista, della donna, della modella, cioè, Marco, sì, sì, sì. Ho studiato? Sì. Bello, 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 bello. No, Settimio, bella, bella presenza, bel look, guardava, seguiva bene la telecamera, bravo, mi è piaciuto, bravo. Grazie Marcello, andiamo in fila, sì. Allora, tocca a me, tocca a me. Franci, Francesca Magnoni. Sai che senza botta non si va. Senza botta, perché ho paura della botta. Vai tranquillo. Allora, devo dire, ecco, devo dire che anche a me dicono tutte così. Settimio ci ha dato una bella botta, perché è stato bravo e ha avuto una buonissima, una buona interpretazione, una bella estensione vocale, intonato e bravo anche, sai che io ci tengo, nella dizione inglese, quindi yes, per me è positivo. Of course. Thank you. Of course. Allora, di corsa, cioè, vuol dire, nel senso che devo dare anch'io il mio giudizio, però sì, non prima di della botta. Marco Corona. Allora, velocemente, intanto mi è piaciuto molto come ti sei approcciato davanti alla telecamera, mi è piaciuto come diceva la giudichessa, che insomma, attenzione a non sbagliare la tua interpretazione. Poi c'è un messaggio anche importante in questa canzone, cioè è un invito a tutte le giovani ragazze a non cambiare, a seguire le mode, ma a essere sempre se stesse, perché ognuna di voi donne, anche giovani donne, ha la sua femminilità. E ho visto che con Trasporto tu cantavi questa canzone, quindi secondo me avrai fatto capire a chi un tantino di inglese capisce proprio il significato anche di questa canzone, quindi bravo anche per questo. È la cosa che mi fa più felice di tutte le cose che avete detto. Questa. Ah, me l'ho scritta bene, quindi perfetto. Complimenti. Grazie, grazie, grazie Marco. Bravo Settimio. Allora, se volete votare Settimio, qual è il tuo codice? Numero 3. Numero 3 al 334-3922-995. E chi tocca? Loro, redazione. Dible Gianni, avete qualche altra curiosità da chiedere al nostro
Settimio, ho qualche messaggio? No, io so che Settimio ha un hobby particolare, che è rubare palloni che escono fuori dai campi di calcio. Lui proprio no, li colleziona tutti, lui segue tutte le partite di calcio, calcetto, calcio 5, e lui di tutta la Romagna, e a casa ha 864 palloni di campi diversi ed è ricercato da 802 custodi di campi. Io e Dibla prima ci chiedevamo, ma Settimio Rizzo ha montato le termiche? Sì, perché è freddo fuori. No, esatto. Ce lo deve dire lui. Questo non, vabbè, non è la stessa auto che hai rigato prima. Però, ricordo no, che sempre domande pertinenti al concorso. Forse parlando di quella macchina, l'Alfa Root, come dicevate prima, le ha rubato le termiche quelle, per cui chiedeva. No, ovviamente sono arrivati un sacco di SMS per Settimio. Set, sei il migliore da tutta la Family Grilli che ti sta seguendo. Che salutiamo. Grazie. Grazie Marti, grazie Franco. Settimio, grazie. The way he is. Ho detto bene in inglese. Settimio, the way he is. E poi un altro messaggio che forse sta arrivando, non lo so, mi sta scrivendo il nostro Stefano, non si sa, sì, no, boh, forse, te lo dico dopo. Un altro che è arrivato, che non è per Settimio ma è per Alessia, è anche un po' una minaccia. Alessia, stendili. E non con la macchina, magari. Detto questo, non è arrivato nient'altro. Per forza, sono in quattro che ci guardano. Hanno già scritto tutti. Grazie, capito? Gianni, per svelare questi altarini. Un grande applauso a Settimio Rizzo. Grande set, grande set. E noi siamo arrivati all'ultimo cantante in gara. Vai con la scheda. E allora è già qui con noi, prontissima, non posso dire niente perché per contratto io non posso dire niente del cantante che è qui prima della nostra redazione. Vai redazione! È incredibile, ma è arrivata anche la numero 4, dopo i primi tre cantanti c'è anche la numero 4 e qui con noi Alessandra Camagni, ciao! Ciao, buonasera! Hai studiato, Alessandra? Sì. Sei pronta per la serata, sei carica? Carichissima. O stracarica? Stracarica. Bene, vamo, ti vediamo che sei stracarica. L'ho voluto chiedere così, ma si vede. Cosa porti questa sera in gara? Anche tu è una affezionata di Strafactor, giusto? Sì. Sì, mi diverto molto qui con voi e ci riprovo. Ormai grazie. È una grande famiglia Strafactor, possiamo dirlo, dai. Assolutamente, dopo Fabio infatti ti chiedo la paghetta. Esatto. Va bene. Cosa canti questa sera? E dimmi che non vuoi morire di Patti Pravo. Porca miseria, spero. Un brano molto allegro. Bello, sì, esatto. È il periodo ideale, poi dimmi che non vuoi... no, bello, veramente, esatto. Comunque io penso che... Sa più cosa dire. Cioè, in questa redazione non mi trovo bene io, Fabio. No, perché? Perché a parte che... Vedi come si muove Dibla. E non sono sicuro, hai capito? Non sono sicuro. La tenda, fate pure. No, noi andiamo avanti cioè nel senso, noi adesso decidiamo cosa dirvi proprio bello che fa ridere, però intanto voi andate avanti con la trasmissione perché è meglio. Grazie ragazzi, riprendo la linea qua dello studio. E allora Alessandra Camagni è qui. Ciao. Ci sta un applauso. Allora, scusa Alessandra, ricordati. Quante partecipazioni hai fatto tra Factor? Tre. Allora, e sei più emozionata questa sera? È uguale. Sì, ogni serata è sempre la sua emozione. Una volta che uno ha rotto il ghiaccio, poi invece le cose andassero affilate. No. E come mai sei cascata su questa canzone di Patti Pravo? La mia prima canzone che ho iniziato a studiare, me la sento mia, quindi... Bene. Comunque, quindi siamo lusingati allora di ascoltarti questa canzone che ti ha lanciato nel mondo della canzone. Allora io ti farei subito accomodare nel nostro... A quel studio vuoi, il 6, il 7 o l'8? Il 9. Va bene, guarda, puoi dire il numero che vuoi, tanto è sempre quello, vai tranquilla. Allora guardate amici da casa, seguiamo Alessandra che si avvicina al microfono. Scarta Massi Stacchini, si avvicina al microfono e segna. Grande la nostra Alessandra con questa canzone di Patti Pravo. Guardate i nostri cantanti, sono già lì in trepida attenzione. Siete pronti? Guardate, sei timido, a posto? Alessia, anche qua abbiamo anche Laura, abbiamo anche Gloria, ma no, in realtà c'è anche un altro fans dall'altra parte, voi non potete vederlo, si è messo proprio nel cono d'ombra, un po' dove proprio nessuno può vederlo. Ma è pronta la nostra Alessandra, lo vedo dai nostri maxi schermi, allora ascoltiamola con questa canzone di Patti Pravo.
sono la sola ormai, credi, non c'è più nessuna che quando chiedi troppo e lo sai, quando vuoi quello che non sei te, ricordati di me, forse non ci credi, sguardi, guarda sono qui per te, non ti ricordi, eri come loro te, sono tutti quanti degli eroi. Vogliono qualcosa, beh, lo chiedono, lo sai, a chi può sentirli. La cambio io la vita che non ce la fa cambiare me. Devi qualcosa, cosa volevi? Vuoi far l'amore con me? La cambio io la vita che mi ha deluso più di te. Portami al mare, fammi sognare e dimmi che non vuoi morire. Sono solo guai per te, dimmi, ti sei ricordato che hai una donna che se non ci sei, come fare stare senza te, piangi insieme a me e dimmi cosa c'è. Io la vita che non ce la fa cambiare me. Bevi qualcosa se non ti siedi, vuoi far l'amore con me. La cambio io la vita che mi ha deluso più di te. Portami al mare, fammi sognare, dimmi che non vuoi morire. Dimmi che non vuoi morire. E dimmi che non vuoi morire. Alessandra Camagni con questa canzone di Baci Flavo. Ecco, vediamo Alessandra che sta tornando qua nel nostro studio. Alessandra è bentornata. Allora, com'è andata? Potrebbe andare meglio. Oh, sei stata molto brava. Però l'emozione mi ha frenato parecchio. L'emozione non ha voce, diceva quell'altro cantante. Sì. Chi era? Oddio. Allora, attenzione, se indovini, vinci un materasso. Ah, è Adriano Celentano. Vinci il materasso! Un applauso. Allora chiedo a Massi Stacchini intanto, perché noi abbiamo quei materassi, quelli piccolini, che sono okay. Così. Lo metti nell'acqua e diventa un materasso. Okay. Allora siamo pronti invece per ascoltare la nostra giuria, per vedere cosa ne pensa della tua exhibition. E partiamo da lui, l'occhio più azzurro della riviera, Marco Corona.
tra l'altro senza lenti, quindi insomma, no, proprio... che sono marrone. Vuoi vedere, ci credi? No. Esatto. Allora, seriamente, complimenti naturalmente ad Alessandra, stavo per dire Alessia, Alessandra, mi è piaciuta la tua interpretazione, questo tono così caldo durante l'interpretazione di questo brano. Non ho dato le informazioni però da Wikipedia. È vero? Da vai. Da Wikipedia? Sì, perché è francese, Wikipedia, e voilà. Allora, no, forse tutti non sanno che sì, è Vasco che ha firmato il testo e Gaetano Correri la musica di questo brano, ma è spuntato fuori tempo fa un terzo autore che è Roberto Ferri. Uno dice, chi è Roberto Ferri? Chi è? Quello che ha scritto Sarà quel che sarà del 1983 di Tiziana Rivale, quello che diceva se anche l'acqua andasse all'insù sarà quella lì. Chissà perché ha scritto solo quella canzone lì. Comunque vabbè, a parte tutto, insomma, invece ha firmato parte di questa canzone meravigliosa. A me è piaciuta la tua interpretazione, un po' meno la fisicità davanti alla telecamera. Secondo me dovevi essere un po' più armoniosa e seguirla un po', non solo limitarti a cantare, anche se è un programma radiofonico questo, quindi, molto quindi avranno apprezzato le tue doti canore un po' meno forse, ecco, davanti alla telecamera, lì che devi lavorarci un po' di più. Ok. Grazie Marco, passiamo la palla a lei, Francesca Magnoni. Allora, ecco. Ti è piaciuto sì, questo? Molto, questo Magnoni francese. Magnoni. Allora, devo dire Alessandra, io ti avevo già visto l'anno scorso, sì, perché avevo già partecipato come giudice e devo dirti complimenti. Cioè, quest'anno che è intercorso, sei migliorata tantissimo, veramente brava. Non so perché, non so se è la scelta fortunata del brano o se tu... No, l'ho portato anche l'anno scorso. Che sei, no, beh, questo di questa sera l'avevi portato proprio l'anno scorso. Ma quando c'ero io? No. Non lo so, no, non mi sembra. No. Però... brava, vedi, hai contenuto, ci hai lavorato, si vede, hai lavorato e sei stata veramente brava, mi sei arrivata. È vero che devi migliorare un po' di più perché sai, Patti Pravo è tutto però una buona interpretazione, secondo me puoi osare di più, cioè vai avanti così perché vedi già in un anno che miglioramento che ti sei portata a casa. Brava, vai avanti così. Ok, grazie. Grazie, grazie, grazie. È rimasto lui, il nostro Marcello Torroni. Ciao Alessandra, mi è piaciuto molto 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 la prima parte quando la canti un pochino più soft, un pochino debole sulla seconda parte nei ritornelli, però la prima parte è molto bella, devi curare un pochino più nei ritornelli. Va bene. Okay. Grazie, grazie, grazie Marcello. E allora ritorniamo alla nostra Alessandra Camagna che con il codice è 4, quindi dovete digitare 4 al 334-3922-995. Ma invece sentiamo che cosa ne pensa di te la nostra redazione. Redazione! Sì, sono rimasto da solo, sono qui, Zanni è sparito, non so dove è andato. Dove è andato? Non lo so, adesso dopo lo scopriremo. Però comunque sono arrivati tantissimi sms. Tra l'altro il primo sms che è arrivato è stato scritto oggi 24 novembre alle ore 10 circa. Devo fare un po' di Wikipedia anch'io perché se fanno solo loro devo farlo un po' anch'io. Comunque uno è: Ale sei stata stupenda, voce fantastica, voto per te Ale. E poi un altro messaggio che arriva da Noemi, questa volta sulla pagina Facebook, è: vai Alessandra, spacca tutto, la tua cugina Noemi e zia Sabrina. Grazie, grazie, grazie Dibla. Ciao. E allora un grande applauso per Alessandra. Brava, 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 brava. Ma allora, prima di passare tra l'altro, scusa Fabio, se ti interrompo un attimo, c'è un altro messaggio da parte della famiglia Grilli che è lì riunita davanti al televisore intorno al camino e che si sta guardando con amore e dice: fateci vedere anche la Gloria, perché esatto, Gloria è qua, sta bene, la vedete, questa lì, ecco, Gloria è qua, state tranquilli, è sotto e la mia custodia, ci penso io. È quello che preoccupa forse. Beh, Gloria, ti senti per sicuro con me? Sì, ciao Marti, salutiamo anche noi. Ciao Marti, stai tranquilla, Gloria sta bene e c'è anche Filippo, ci siamo tutti, ci vai, siamo tranquilli, tutti. Tranquilli. Quindi non c'è bisogno che chiamate chi l'ha visto. Grazie, grazie, ciao. Grazie, che sei Filippo. E allora, prima di iniziare quella che è la seconda parte della nostra puntata, dove ci sarà la famosa ormai canzone a... sorpresa. Canzone sorpresa, ovvero la canzone che faremo cantare ai nostri cantanti, una canzone sconosciutissima. Andiamo a conoscere quelli che sono i premi che si andranno a giudicare i vincitori di Strafatto. Allora partiamo da quello che è il crocevia dei viaggi. Ecco, vediamo, eccolo qua, il crocevia dei viaggi, una fantastica agenzia viaggi di Cattolica che mette in palio per il vincitore Strafactor un bellissimo weekend in un bed and breakfast. Oppure, che so, vuoi andare, dove vuoi andare Gloria? Dove vorresti andare in vacanza?
Vuoi andare in India? Guarda, c'è lì nel pallone, il pallone gonfiato. Facciamo un weekend in India. Parti, che c'è ora ritorno a casa. Quindi cioè, vedi giusto l'aeroporto. Non è proprio l'ideale. Non è l'ideale. Però un grazie grande al crocevia dei viaggi. Ma noi vogliamo curare anche l'immagine dei nostri cantanti, non soltanto la voce. Tanto che un famoso fotografo, Nicola Dalmo, insieme al suo staff di truccatori, metterà a disposizione un vero e proprio photobook. Sai cos'è un photobook? Sì, è un libro. Guarda, cioè, ma si sta chi ne assumiamo? È Gloria Translate, si chiama. Assumiamo Gloria. Allora, diciamo, metti in palio un photobook, ovvero... Un libro con le foto. Cioè, è Gloria Translate, si chiama. Penso, il libro con le foto del matrimonio di Gloria, perfetto. Ove chiaramente con le foto del cantante ci saranno i truccatori che sistemeranno il cantante e poi faranno le foto, ok? Grazie a Nicola Dalmo e al suo staff. E poi invece ricordiamo anche invece il secondo premio quest'anno offerto dalla nostra giurata Monia Angeli, sicuramente ve la ricordate, che è una grande insegnante di canto, che offre un mese di corso presso la propria scuola di musica per il cantante che si andrà a giudicare quello che è il premio platea. Ma abbiamo anche quest'anno una new entry, possiamo partire con il contributo fotografico, che è la gioielleria. No, questo è il crocevia dei viaggi, che mette il viaggio, essendo una crocevia dei viaggi regala un viaggio. E invece abbiamo, eccolo qua, gioielleria Scarpellini di Gatteo, che offre un premio, quindi un premio decisamente prezioso sia per il vincitore che per il secondo classificato di Strafactor. Facciamo un grande applauso ai nostri sponsor. E poi abbiamo un altro sponsor. Gloria, ti piace questa maglietta? Sì. Ti piace questa maglietta trendy? Perché questa maglietta trendy è offerta da Emporio 90. Emporio 90 veste il presentatore di Strafactor e i giovani dinamici come lui. Vuoi vestirti l'Emporio 90? Sì. Vai a Emporio 90, di che ti mando io e ti faranno uno sconto del 90%. Tutto 90. Cioè, i prezzi sono multipli di 90, non sto scherzando. Comunque andate, salutateci, le dite siamo gli amici di Strafactor. Ecco, questi sono due noti fotomodelli di cartone, ci sono ancora le sagome. E Emporio 90, via Dati 90 a Viserba di Rimini. Ok, grazie mille. Anch'io sono giovane dinamico comunque. Anche, esatto, veste anche il giovane dinamico Dibla. Uia. E allora, ci siamo, è arrivato il momento che tutti stavate aspettando, quello della canzone a sorprese. Allora... L'anno scorso, se vi ricordate, la cantavamo guardando le parole in un testo, così a mo' di karaoke. Invece quest'anno abbiamo un grandissimo musicista che ci va ad accompagnare. E allora facciamo entrare il grandis... Ciao! A te cosa ci fai? Sono come nel contratto, sono entrato. Ma... prima che tu mi dicessi il nome. Non dovevamo avere niente, Fabio. Quell'altro, ci siete? Tra l'altro non sono un grande musicista. Allora, perché... allora cosa rifacciamo? L'abbiamo... Gianni! Allora, la mia vita in musica, sì. Ho cominciato a studiare musica, sì. Ma il mio tragitto è durato pochissimo perché il cane mi ha mangiato il libro. Ma non ne fregava nessuno. In quel periodo non c'erano soldi da comprarmi un altro libro, quindi la mia carriera musicale è finita lì. Sì. Ho cominciato a suonare a orecchio. Sì. Quindi sai fare giusto i quattro accordi. Esatto. A che accordo ti sei fermato? Ah sì, poi di più difficile. Ah, okay. Poi di lì in avanti è stato il vuoto. Allora, Gianni, che canzone hai scelto questa sera per i nostri cantanti? Ma io non ho scelto niente, ho aperto il libro perché io e ti ha parlato. Ho dieci canzoni su fare. Okay. Perfetto, abbiamo una canzone di Ligabue. Ah! Certe notti. Allora, Alessia, vieni qua al microfono. Allora, in che tonalità me la fai? Guarda Se ti Alessia. Dico che non ho studiato musica, come posso dirti? Di una tonalità a casa. Allora, guarda Alessia, il testo è qua, nel nostro iPad. Okay. O iPad. Oppure, okay. Non lo so, ok, perfetto. La conosci questa canzone? Sì. Quella di Raff, perfetto. E allora, guarda Gianni, quando vuoi, parti. Allora, abbassiamo il sottofondo musicale. Vai Gianni. Sembra la messa. Certe notti amanti casa vicino. E dove ti porta lei. Certe notti la strada non conta e quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa e io sembra aver capito chi sei. Certe notti somigliano un vizio che tu
vedere mai. Vai col ritornello. Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai. Ci vediamo da Mario prima o poi. Grande Alessia! Allora guarda Alessia, mentre cantavi è arrivato proprio un sms, guarda, proprio in diretta qua da Ligabue, caro Lego, che dice... Che dice certe notti la strada non conta. No, non conta. Brava, no. Brava, brava Alessia. E invece chiamiamo Riccardo Golini, sì. Famoso. Allora, qui Gianni, andiamo bene con Riccardo, cioè, perché Riccardo ha proprio. Esatto. Lui se l'è mangiato Ligabue, capito? Esatto. Ha la stessa voce. Come stai, Luciano? Vedi, vedi, è uguale. Scusa Fabio, è arrivato un altro sms sempre da Ligabue che dice vabbè che faccio canzoni con i soliti tre accordi, ma quelli tre almeno Gianni non li scordare, perché io l'ho anche incontrato di persona che sono a fare una comparsa nel suo film da 0 a 10 ancora 10 anni fa. Allora stasera proprio andiamo a una reunion. Vai Gianni con il settima maggiorato. Certe notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei. Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa negli ar sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere mai. Vai! Sportare soli. Certe notti qui che se ti accontenti godi così. Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai. Ci vediamo da Riccardo prima o poi. Mi sei piaciuto perché anche così cambiato qualche parola. Guarda, è arrivato anche un messaggio proprio da Ligabue che dice certe notti se hai qualche ferita, ciao. Bene, okay. grazie ciao, Ligabue. Riccardo, ed adesso è arrivato lui, il grande Settimio. Più che Rizzo. Ferita è una pugnalata qua, però nel senso. Sai che Settimio con quel dai. Cappello mi sembri Michael, dove mi fai muovere? Bruno Mars. Sì. Sembri Bruno Mars. Gliel'hai fatto il secondo tasto? Cos'è? Si mettono d'accordo per conto loro. Cosa state facendo? Stanno facendo uno scambio al fantacalcio. Dai, no, fate come se no, fosse casa vostra. In che tonalità la vuoi, Settimio? Un sol settimo minorato. Ho la chitarra scordata. Intanto. No, pensate un po'. Quante corde ha quella chitarra, Gianni? Ne ha un sacco. Pensate, ha speso 4.000 euro in questa chitarra. E ancora non ha capito come si usa, tra l'altro. Esatto. Bellissimo, un applauso a Gianni. Perché lui ha 12 corde, ma lui ne accorda sempre 6. No, ancora. Il fatto è questo. Qual è il fatto? Che non essendo capace a suonare, più corde ha e più capito. Il culo di prendere una corda in più. Ah, ok. Che il plettro la becchi. Ok, vai, Settimio. Certe notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei. Certe notti la strada non conta e quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere mai. Non smettere mai. Non si può restare soli. Certe notti qui che chi si accontenta gode così. Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai. Ci vediamo da Mario prima o poi. Grande Settimio, bravo. Tra l'altro fra tutti
i musicisti che ci sono in radio, avete preso uno che non sa suonare. No, perché te hai la chitarra di Valentino, la Yamaha, la Yamaha. E allora è rimasta lei, Alessandra Camagni. Alessandra, la sai questa canzone? No. Non la sai, benissimo, guarda, puoi anche inventartela. Tanto il bello della canzone sorpresa è che uno la può anche interpretare a proprio piacimento. Vai con il grande maestro Beppe Vessicchio, vai Beppe. Certe notti la macchina è calda, dove ti porta lo decide lei. Bello. Certe notti la strada non conta, e quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio negli young sembra avere capito, capito chi sei. Bravo Alessandro, è così. Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere, smettere mai. Sono te che stavo. Certe notti vai in gara, la rara, che non cambierei. Vai, vai, vinto, vai. Quelle notti fa sognare. E non c'è campo, non c'è campo lì. Alessandra Camagni. Alessandra, ti sei persa nel limbo, il pezzo no. Fra cosce e zanzare. E perché sì, non c'è campo lì, Fabio, capito? C'è stato un mischione. Brava, brava Alessandra. E allora un grazie anche al nostro grande musicista Gianni Bracolini. Adesso tra grande musicista c'è un po' di differenza, Fabio, però però va bene lo stesso. Dimmi, è arrivato qualche messaggio per i nostri cantanti? Ma è arrivato un messaggio da parte di un futuro concorrente che è Alberto, che dice ciao ragazzi, finalmente! E poi dopo ci hanno scritto in... non c'è scritto più nessuno, a parte Luciano Ligabue che si è appena denunciato. Grazie, grazie. A voi la linea. E allora attenzione, attenzione, perché mancano pochissimi secondi prima dello stop allo stravoto. Vi ricordo i nostri, il codice dei cantanti. Allora con il codice 1 abbiamo Alessia Mazzoni, con il codice 2 Riccardo Ugolini, con il codice 3 Settimio Rizzo e con il codice 4 Alessandra Camagni. Questi sono i nostri cantanti. Attenzione, 3, 2, 1, stop allo stravoto. Allo stravoto. Da questo momento i voti che arriveranno non saranno conteggiati. Ma la palla adesso passa alla nostra giuria, dove ogni giurato ha a disposizione 4 gettoni da 10, col valore da 10 a 40 punti. Ogni giurato potrà spendere uno di questi gettoni per ogni cantante. Ok? Allora, passo la palla subito alla nostra giuria. Partiamo con la votazione della concorrente numero 1, Alessia Mazzoni. Allora ragazzi, passo la palla alla nostra Francesca Magnoni. Francesca, qual è il gettone che spendi per Alessia? Allora, il gettone che io spendo per Alessia è un gettone pari a 20. 20 per Alessia. Il nostro Stefano Bersani della redazione quella vera, farà il conteggio di tutti quanti i voti. Allora, poi la palla passa a Marcello Turroni. Marcello, qual è il gettone che spendi Alessia, per Alessia? Gettone 10. 10 per Alessia. Marco Corona, il gettone che spendi per Alessia è? Velocissimamente, per me è 10. 10. Allora vi ricordo che questi gettoni che avete speso per Alessia non potete più utilizzarli per gli altri cantanti. E allora Riccardo Ugolini, Francesca Magnoni. Allora, per Riccardo Ugolini io spendo un 10. 10, ok. Marcello Turroni. Riccardo 20. 20. Marco Corona. Sembra fotocopia, però anche per me 20 per Riccardo. Grazie, grazie. Settimio Rizzo, concorrente numero 3. Per Francesca. Settimio io spendo 40. 40 per Settimio. Marcello. Settimio 40. Marco Corona. Io mi discosto da loro, ma di poco. Per me è il gettone da 30 per Settimio. Perfetto, benissimo. È rimasta l'ultima concorrente, Alessandra Camagni, codice 4. Francesca. Allora io per Alessandra, siamo al photo finish, spendo 30. 30. Marcello. Alessandra 30. Marco. L'ultimo per me, invece io gioco il gettone da 40. Benissimo. Allora il nostro Stefano Bersani della redazione sta facendo i conti. E Gloria sta anche con il suo iPhone, sta mandando messaggi, sai che non contano più niente ormai. Ecco, questo è Stefano Bersani che sta giocando al Tetris. No, non sta giocando al Tetris, in realtà sta facendo i conti. Vi ricordo che
il, chiaramente il cantante che avrà ricevuto più punteggio passerà al turno. Il secondo cantante invece sarà scelto grazie anche a voi, perché i due cantanti che avranno ricevuto più SMS, uno dei due sarà scelto dalla giuria e passerà al turno insieme al cantante scelto dalla giuria. Allora, Stefano, sei pronto con la classifica per quanto riguarda il premio della giuria? Allora, vediamo se arriva una grafica, arriva qualche cosa, un qualche cosa, un piccione viaggiatore, un SMS, un post-it. Allora, intanto qua nel mio, eccola qua, la classifica. Allora, andiamo a conoscere il risultato di questa prima puntata. Allora, Stefano, illuminaci di messo. Con 40 punti al quarto posto, Alessia Mazzoni, un applauso per te. Saliamo la classifica. Al terzo posto, vediamo chi è che si è andato a posizionare. Con 50 punti, Riccardo Ugolini. Riccardo, ricordiamo che presenterà anche il suo libro prossimamente alla biblioteca Baldini, precisamente quando? Il 19 dicembre, con buffet. Con buffet, ok? E allora al secondo posto abbiamo, vediamo un po' chi passa, 100 punti, Alessandra Camagni. E allora a questo punto il primo classificato è lui, Settimio Rizzo! Con 8 Z tra l'altro. Rizzo, Rizzo. Abbiamo esagerato con le Z. Allora, Settimio, tu sei il primo cantante a passare il turno, nonché anche il primo semifinalista di questa edizione di Strafalco. Un altro applauso, un applauso per te. Vedi? Grande, grande. Non organizzare più cene, niente, non fare niente. Ma a questo punto la palla passa a voi da casa. Io qua nel mio maxi schermo sto leggendo quelli che sono gli SMS. Allora, vediamo chi saranno i due cantanti che andranno a contendersi il passaggio del turno. Allora, ah, grandi, grandi. Allora, i cantanti che si vanno a posizionare al primi due posti della classifica delle SMS sono Alessia Mazzoni e Alessandra Camagni. Allora, ragazze, venite qua al microfono. Allora, se riuscite a portarvi anche le cuffie, così potete sentire quello che sarà il giudizio della giuria. Perché a questo punto la giuria dirà un nome, o Alessia o Alessandra. Chiaramente, chi avrà due voti su uno, passerà il turno. Allora, passiamo la palla, parte Marco Corona. Allora, Marco, sì, qual è la tua preferenza? Allora, io già l'ho espressa con il mio gettone, no? Nella votazione, tra l'altro, sono stato il più alto e quindi io confermo la mia preferenza per Alessandra Camagni. Alessandra, un punto. Francesca Magnoni. Allora, io anch'io confermo, perché avevo dato 30 a Alessandra e 20 ad Alessia, quindi non mi resta altro che confermare la mia precedente preferenza, quindi per me un punto ad Alessandra. Grazie. Allora, Marcello, ascoltiamo anche il tuo... Anch'io tuo... voto per Alessandra, un punto Alessandra. Alessandra, allora con 3-0 passa il turno Alessandra Camagni. Brava, brava Alessandra. Quindi Settimio e Alessandra li ritroveremo prossimamente. Brave, bravissima. Io farei un grande applauso anche a Riccardo e alla nostra Alessia Mazzoni, perché comunque devo dire la verità, a noi dispiace sempre quando qualcuno purtroppo non passa il turno, perché comunque, come dicevo prima, Strafactor è una grande famiglia. Comunque ci troviamo tutti quanti a Natale a giocare con il gioco in scatola di Strafactor, va bene? E allora invece noi ritorniamo qui alla nostra Gloria Galassi, perché la sigla conclusiva sarà la canzone con la quale ha vinto l'edizione dell'anno scorso di Strafactor. Allora, Gloria, puoi andare di là? Puoi fare come facevi l'anno scorso. I ballerini arrivano. Allora, intanto Fabio, sì. Scusa Fabio, intanto noi facciamo i complimenti a tutti, tutti i cantanti. È vero, guarda, faccio una cosa anch'io. Bravi, comunque tutti, cioè uno o due dovevano passare. Purtroppo quindi, sì. Sono quattro. Tra l'altro voglio anche salutare il mago che ci ha scritto su Facebook. Esatto, prima l'abbiamo nominato, infatti. Esatto. È già scomparso, tra l'altro. È un mago, ragazzi. Esatto, grazie ragazzi, un grazie in particolare anche a voi, Marcello Turroni, Francesca Magnoni, ciao, e Marco Corona. Ciao. Comunque noi, ciao, ci rivedremo prossimamente, magari in qualche altra puntata. Al bar. Allora, un grazie anche a tutta la nostra regia, Marco Ielpo, Paolo Mariotti, Francesco Lippo, Massi Stacchini, la nostra redazione, Gianni
e grazie, grazie. Dibla, grande grazie ragazzi. Fabio, un applauso a te che come sempre conduci questa nave in maniera grazie tua, esatto, e un ringraziamento anche al nostro fotografo Gianluca e un ringraziamento a tutti voi che ci avete guardato da casa. Noi ci vediamo martedì prossimo sempre alle 21.15 sempre su Icaro TV e noi vi lasciamo con la vincitrice dell'edizione 2014-15 Gloria Galassi, brava, grazie. I want a bad romance, I want an ugly and I want a disease. I want an everything as long as it's free. And I want your love, okay. Love, 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 I want your love. I want your drama, the touch of your hand. I want your leather shot, a kiss in the sand. And I want your love, 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 love. Bad romance.